Lunedì 25 marzo 2024, in una splendida giornata di sole, insieme all'amica Natasha abbiamo deciso di intraprendere un giro d'anello che ci avrebbe portato a esplorare i piccoli villaggi di monte e bolla situati sopra l'inescio. Partendo dall'inescio, il sentiero ci ha condotto attraverso paesaggi in mozzafiato, tra boschi rigogliosi immersi in un mondo di pietre e rocce che tolgono il fiato. Lungo il percorso abbiamo trovato numerosi massi con incisioni rupestri, testimonianza di antiche presenze e culture che hanno abitato queste terre millenni fa. Al termine della nostra escursione ci siamo resi conto di quanto sia importante preservare e valorizzare questi luoghi incantati. Monte e Bolla sono veri e propri tesori del Ticino, custodi di una storia millenaria e di una bellezza naturale indimenticabile. La salita ai monti offre un'escursione piacevole e affascinante. Il percorso inizia dall'Inescio, di fuori, dove su una cascina è possibile ammirare un bel dipinto murale, ancora ben conservato, che arricchisce ulteriormente il patrimonio artistico e culturale della regione. Queste peculiarità e dettagli testimoniano la ricchezza storica, culturale e artistica del nucleo di Bolla e delle sue immediate vicinanze. Offrendo ai visitatori e agli abitanti locali spunti di interesse e di approfondimento durante le loro passeggiate ed escursioni nella zona. Un itinerario affascinante che conduce a conoscere i due villaggi di Monte e Bolla parte dall'inescio di fuori. Si tratta di un itinerario ad anello, adatto ad escursionisti esperti, anche se il disivello in salita è di circa 450 metri. Il sentiero è ben visibile, ma c'è un breve tratto esposto di circa 100 metri dopo Monte. Non è difficile, ma è necessario avere un passo sicuro per attraversarlo. Il sentiero inizia subito ripido, costeggiando un ruscello che scende a fianco dei terrazzamenti. Una volta entrati nel bosco si incontrano una serie interminabile di bellissime scalinate realizzate con gigantesche pietre, testimoniando il grande lavoro fatto per la loro realizzazione. Questo percorso è caratterizzato dalla presenza dominante della pietra che si incontra nelle sue infinite forme. Lungo il sentiero che porta a monte si incontrano diverse cappelle. Purtroppo sulle prime due cappelle, la cappella Tipalolo e la cappella del Bosciolino, le immagini sono scomparse e sono rimasti solo i muri. Appena superata la prima cappella, il sentiero si divide in due direzioni. A destra si prosegue per salire a Campei, dove il sentiero termina, mentre a sinistra si sale verso monte, il percorso che dobbiamo seguire. Poco più in alto si trova la cappella di Tricantoi, risalente al 1780. Questa cappella presenta una pietà con la Madonna Addolorata che tiene il crocifisso deposto tra le sue braccia. Anche se parte dell'affresco è andata perduta nel tempo, si possono ancora notare le anime del Purgatorio e il committente della cappella, ritratto tra Sant'Antonio e Santa Lucia. A breve distanza si trova la cappella tra la Porta datata 1810 e dipinta da Giuseppe Antonio Rotanzi di Faida. Questa cappella presenta la Madonna di Re e del Latte tra San Pietro e San Giovanni Battista. Il Rotanzi è facilmente riconoscibile per le sue famose nuvole a forma di medaglioni tondeggianti. Alla quota di 1036 metri c'è una deviazione che, svoltando a sinistra, conduce alle cascine più basse di Monte invece si prosegue salendo dritti fino al primo gruppo di cascine situato a 1100 metri di quota e poi si prosegue su sentiero pianeggiante fino al nucleo di Monte che si trova a 1118 metri di altitudine. Proseguendo verso le prime abitazioni di Monte si incontra un'altra cappella, la cappella Tipio, che presenta una Madonna della Neve, simile a quella di Loreto. La Madonna è raffigurata seduta su una chiesa con un angelo al suo fianco, Sopra di essa si trova un magnifico Padre Eterno con il globo in mano tra due angeli. Ai lati della Madonna sono dipinti un santo vestito da pellegrino e un angelo custode. Inoltre, sulla terrazza di una casa, vicino, si trova un dipinto murale del 1820 con la Madonna tra i due santi. In questo affascinante nucleo si trova anche un bel masso coppellare con coppelle e cannelletti e una pioda con altre incisioni, tra cui la data del 1919. Accanto a un muro è possibile trovare un mortaio spaccato. La Svizzera, paese di montagna, è ricca di sassi e il Ticino non fa eccezione, vantando numerosi muretti a secco. Ogni cascina, con dimensioni di circa 4x5 metri, è composta da almeno 20-25 metri cubi di roccia, corrispondenti a circa 70 metri quadrati di muretti a secco. Se si allineassero tutti i muretti a secco svizzeri ad un'altezza di un metro, si potrebbe probabilmente circondare il mondo per una distanza di almeno 50.000 km. Abbiamo una grande quantità di sassi, siamo davvero fortunati noi ticinesi. Le costruzioni a secco sono diffuse ovunque, dal fondovalle fino alle vette dei monti. I muri a secco più comuni sono quelli utilizzati per sostenere i terrazzamenti destinati alla coltivazione di segale e vigneti. Si trovano in tutti i villaggi del Ticino, dalla Vallamaggia alla Valle Elementina, dalla Verzasca alla Val Malvagia. Migliaia di stalle, fienili e cascine, così come scalinate, confini di pietra, giardini pensili, canali per deviare l'acqua verso i mulini, canali per l'irrigazione dei campi e dighe di protezione lungo i corsi d'acqua della Maggia e del Ticino sono realizzati con muri a secco. Non solo, ma anche gli ometti posti sulle vette delle montagne o lungo i sentieri sono costruiti con questa tecnica. Alcuni di questi ometti sono veri capolavori come l'uomo tondo, l'anticima del Pizzorsino, l'uomo di Merigetto, quello della Val Mascri e gli omettoni del Generoso. È incredibile pensare che molti di questi muri a secco, che coprono migliaia di chilometri nel nostro piccolo territorio del Cattonticino, siano stati eretti per rimuovere le pietre dai terreni coltivabili, delimitare le proprietà, separare le capre dai campi coltivati o addirittura per costruire trappole per i lupi. Il muro a secco rappresenta il primo esempio di manufatto umano e si trova in tutte le culture. Questo tipo di costruzione è l'antico tentativo dell'uomo di modificare l'ambiente utilizzando pietre grezze reperite sul posto, selezionate per forma e dimensioni. La costruzione di questi muri richiedeva un lavoro duro e un notevole dispendio di energie. Venivano realizzati senza l'uso di leganti o malte, utilizzando pochi e semplici strumenti come una mazza, una mazzuola o un martello. Ogni contadino, ogni alpigiano sapeva lavorare la pietra e, quando si apprestava a costruire un muretto secco, era in grado di determinare lo spessore del muro ed individuare la pietra adatta, trasformando così i sassi in vere e proprie opere d'arte un muro a secco ben costruito può durare per secoli senza richiedere alcuna manutenzione. A differenza di un muro in cemento armato che si deteriora nel tempo, un muro a secco è eterno. È questa caratteristica che lo rende così importante e prezioso. visitato il nucleo di monte si prende il sentiero pianeggiante e poi in leggera discesa che conduce a collo. È qui che si trova quel breve tratto facilmente percorribile ma esposto sull'impressionante vallone. È importante fare attenzione soprattutto se il terreno è bagnato poiché può essere pericoloso soprattutto per i bambini. Superato questo tratto il sentiero porta a vedere impressionanti rocce e pietre di ogni genere. Insieme un'infinità di piccoli terrazzamenti che dovevano servire per la raccolta di castagne. Infatti, durante quasi tutta questa escursione si trovano numerosi castagni secolari enormi, testimonianza del fatto che centinaia di anni fa la castagna era coltivata in questa zona. Giunti a collo c'è una deviazione dove i due sentieri conducono a bolla. Si prende il sentiero di destra e in breve si arriva allo spettacolare nucleo posto su un promontorio pan panoramico. Bisogna girarlo tutto per cogliere la bellezza del luogo, scoprendo una decina di massi con incisioni rupestri, un gigantesco mortaio e molto altro. All'interno del nucleo si trova una fontana di pietra con la data 1936 e alcuni bei dipinti murali antichi. Bolla è un nucleo che ospita oltre 40 edifici, con le abitazioni disposte al centro e le stalle ai margini del nucleo. Conoscere un territorio significa saper apprezzare i dettagli che lo caratterizzano, le cappelle, gli affreschi, i mortai, le fontane e così via. A bolla non esiste un vero e proprio oratorio, ma c'è un edificio con un affresco sormontato da una croce che presenta un dettaglio molto interessante, un'acquasantiera inserita nello stipide della porta. Questo particolare dettaglio suggerisce che forse in passato in questa casa si celebrava il culto religioso. Sugli architravi si trovano diverse date antiche dal 1700 in avanti, oltre a dettagli costruttivi delle cascine notevoli. È interessante scoprire come un tempo i nostri antenati sapevano costruire utilizzando pietre e legno con grande maestria. Una volta scoperte tutte le meraviglie di bolla, si prende il sentiero per scendere verso le ultime cascine. Si trova un piccolo lavatoio con vicino un gigantesco mortaio. Da qui prende avvio un impressionante sentierino composto da una lunga scalinata con pietre di piccole dimensioni che permettono di superare facilmente la ripida discesa. Appena si scende si trova un'altra cappella che sembra invitare il viandante alla discesa. A pianello, poco sopra l'inescio, su una cascina è conservato un dipinto di Rotanzi del 1791. Gli affreschi nelle cappelle e i dipinti murali, a partire dal XVII secolo, testimoniano la fede dei nostri antenati, che erano lavoratori della terra, ma sono anche la dimostrazione del livello di civiltà raggiunto nei nostri monti abitati. Questi capolavori artistici rappresentano un patrimonio culturale prezioso che testimonia la ricchezza storica e artistica della regione. Poco oltre Pianello, una nuova deviazione conduce a sinistra per ritornare al punto di partenza. Linescio, il primo villaggio della Val Rovana, si trova a un'altitudine di 664 metri sul livello del mare e si raggiunge dopo aver superato un dislivello di 220 metri da Cevio, percorrendo una strada caratterizzata da una decina di tornanti in soli 4 km. Nel territorio di Linescio il fiume Rovana scorre in una gola stretta e profonda. Il pendio su cui è stato costruito il villaggio è rivolto a sud. Tuttavia, Durante l'inverno il sole rimane nascosto dietro le montagne per ben tre mesi. Al contrario, da primavera ad ottobre le ore di sole giornaliere sono particolarmente abbondanti. Il fiume Romana scorre in fondo alla valle all'interno di una gola stretta e profonda che si trova a 150 metri più in basso rispetto al villaggio. Visto dall'alto, l'inescio appare diviso in diverse parti ben distinte. Gerbi, appena la strada diventa pianeggiante, seguito dall'inescio di fuori, Canton Zot, Canton Sora e infine l'inescio di dentro. La storia di questo villaggio ebbe inizio prima del Medioevo. Una tomba romana contenente alcuni suppellettili del primo secolo d.C. scoperta nel 1979 ne è una testimonianza concreta. Probabilmente si trattava della tomba di un cacciatore di passaggio e non di un insediamento. L'Inesha è noto per alcune peculiarità, come i terrazzamenti. Ben 25 km di muretti a secco sono stati costruiti soprattutto sulla montagna, sempre esposta al sole. I primi abitanti iniziarono a coltivare e falciare la parte più pianeggiante del villaggio, chiamata campagna. L'aumento della popolazione fino al XIX secolo e la conseguente maggiore necessità di prodotti agricoli hanno spinto la popolazione locale ad adottare l'unica tecnica che consente di coltivare terreni con pendenze superiori al 30%, i terrazzamenti. La lunghezza totale dei muri a secco che circondano il villaggio di Linescio è di ben 25 km. Ciò significa che circa 27.000 metri cubi di pietre sono state accuratamente impilate, creando un intricato gioco di linee parallele e perpendicolari. Questo complesso sistema di terrazzamenti è visibile nella sua interezza solo dall'alto e dopo la caduta delle foglie, rappresentando un esempio impressionante di ingegneria agricola tradizionale e di adattamento all'ambiente montano. Scientificamente non è possibile stabilire dove e quando furono costruiti per la prima volta sulla terra i terrazzamenti. Si sa che in misura ridotta erano già presenti nella preistoria. Lo sviluppo di questa tecnica avvenne in generale dopo l'anno 1000, raggiungendo l'apice nel XVIII secolo. Purtroppo documenti riguardanti i lavori svolti all'inescio non se ne sono trovati. Probabilmente la mancanza di documentazione è dovuta al fatto che furono privati i cittadini, presumibilmente gruppi familiari, proprietari di appezzamenti ripidi e improduttivi, a dare avvio alla costruzione dei muri di terrazzamento. La tecnica di costruzione dei muretti a secco è stata inserita nella lista del Patrimonio Mondiale Immateriale dell'Umanità, UNESCO, e l'organizzazione si congratula con gli otto paesi che hanno presentato la candidatura oltre alla Svizzera, Francia, Italia, Slovenia, Croazia, Spagna e Cipro. Gli interventi dell'uomo sul territorio, come la costruzione dei muretti a secco per i terrazzamenti, sono lavori che oggi sono difficili da immaginare. Basti pensare che un singolo muretto è composto da migliaia e migliaia di sassi. Realizzare tali opere richiedeva una fede profonda e una connessione stretta con la natura e il territorio circostante.